intanto va dato merito allo Spitaletto, che è una delle tre squadre più forti del campionato, e penso che oggi l'ha dimostrato. C'è una squadra che ha una grande difesa, lo sapevamo, degli attaccanti molto esperti che evidenziano delle nostre disattenzioni difensive che ogni tanto ci sono, e quindi chiaramente questo, diciamo, ci ha messo in difficoltà. E la squadra ha giocato bene nei primi due set in fase break, cioè quando c'è la battuta, no? Quando fa battuta, muro e difesa, ha giocato bene, cioè ha giocato su livelli alla pari, direi, con lo Spitaletto. Poi la difesa è calata nel terzo set in maniera importante, lì il motivo del divario così netto è stato anche questo. Invece dove siamo stati carenti è stato nel cambio palla, cioè quando noi facciamo ricezione attacco, in quella fase lì siamo stati carenti e non abbiamo giocato una buona partita. Chiaramente quando c'è una parte del gioco che non ti funziona, con squadre così forti hai poche possibilità di rientrare in gara, di rientrare in partita. Comunque la squadra ci ha provato nei primi due set, sicuramente ci ha provato fino alla fine. Nel terzo un po' demoralizzata nell'inizio, nella partenza, poi dopo comunque chi è entrato ha provato a cambiare le cose, però oramai il divario era troppo, troppo netto, troppo importante. Allora, divario si è visto sicuramente, ma comunque sia in tutte le varie partite che avete perso qua a Trento, in quelle due che mi ricordo, Volano, anche questa, avete sempre dato l'impressione che comunque potete giocarvela alla pari, quindi il potenziale ancora c'è? Assolutamente sì, questa è una squadra che ha un potenziale enorme, chiaramente c'ha poca esperienza, ma il potenziale enorme, per cui se tutte giocassero al massimo delle loro possibilità potremmo giocare alla pari con questa e con tutti gli avversari a B1. È chiaro che nella partita di oggi non è stato così, perché no, a fronte di qualche individualità buona, come quella di Sabina Perz e di Karin Barbazzelli, insomma c'è stata qualche altra defezione importante che insomma ci ha messo in difficoltà. Però sì, assolutamente, potenziale c'è, lo sappiamo bene, sappiamo che può migliorare allenamento dopo allenamento e settimana dopo settimana. Grazie mister, in bocca al lupo per i prossimi.